mi chiamo Dorina e oggi seguirò le tendenze di inverno. Ci sono molte belle tendenze della moda in questa stagione che sono perfette per tutti. Dalle celebrità agli adolescenti, chiunque può indossare queste tendenze. La prima tendenza è grande maglione. Molte celebrità hanno indossato maglioni comodi e grandi. Per esempio, Kendall Jenner e Hailey Baldwin hanno indossato questa tendenza. Con un grande maglione, puoi indossare calze maglia o jeans con scarpa di ginnastica o stivali. La seconda tendenza è scozzese. Sempre più persone indossano scozzese, nella sfilata di moda di Gucci, Miu Miu e Burberry. Puoi indossarlo in molti modi. Un vestito, una gonna, una giacca o pantaloni. La terza tendenza è i capotti pelosi. Questi capotti sono molto comodi e facili per indossare. Loro possono essere formali o informali. Questa tendenza è popolare per le donne e gli uomini. L'ultima tendenza per questa stagione è frangia. Molti stilisti usano frangia nella passerella. Mi piace frangia e voglio indossare. Grazie per ascoltare e io spero che torni domani. Ci vediamo! Ciao, mi chiamo Inez e parlerò della politica locale in Connecticut. Solo un paio di settimane fa ci sono state le elezioni nazionali tra Biden e Trump. A Greenwich, la maggiore parte delle persone ha votato per Biden. I risultati sono stati 935.534 voti per Biden e 657.863 voti per Trump. Biden ha finito per vincere le elezioni. A Greenwich ci sono state le elezioni locali. Le elezioni per la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti è avvenuta il 3 novembre. Gli elettori hanno eletto 5 candidati per servire nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti da 5 diversi distretti del Congresso. I candidati erano Jim Himes, John Larson, Joe Courtney, Rosa DeLauro e Johanna Himes. E sono tutti democratici. Grazie e buonanotte. Ciao, sono Sabrina Dalt con tutti i top hits a musica qui negli Stati Uniti. Oggi parliamo delle canzoni famose e degli artisti. Oggi i migliori artisti sono Ian Dior con la canzone Mood, Ariana Grande con la canzone Positions, Drake, Not Laugh Now, Cry Later e The Weeknd con la canzone Blinding Lights. Il 15 novembre è stato un annuale Teen Choice Awards. Molti cantanti e artisti famosi sono venuti. Ero ospitato da Demi Lovato. Ci sono stati molti premi assegnati come colonna sonora del 2020. Taylor Swift ha vinto questo premio con la sua canzone Only the Young, presentato ai Miss Americana. Il Weeknd hanno vinto un grande premio per il video musicale dell'anno per il suo video Blinding Lights. Lo spettacolo era stato un successo e molti hanno guardato quella sera. Ora torniamo alla notizia di Greenwich per la segmento di curiosità. Il governatore Larmont ha limitato i rioni previsti a meno di 10 persone in Connecticut. Questa è una novità enorme per le persone che vivono in Greenwich, Connecticut. Molti sono preoccupati per la nostra sicurezza e Covid. La cosa migliore di fare è restare a casa e stare al sicuro. Questo è tutto che ho oggi per musica e curiosità. Resta a casa e stai sicura. Grazie, Sorin Dar con Letizia 6. Ciao, mi chiamo Gia e oggi seguirò l'argomento dello sport. Gli sport stanno diventando davvero intensi. Il primo per gli sport nella catena di Fairfield. Abbiamo la pallavolo.
A causa di Covid non abbiamo avuto FCX. Questo anno avevano a divisione, dove la squadra di Fairfield Arena divisione in 4. La Pallavolo di Greenwich ha vinto nel campionato delle regioni. Hockey su Prato di Greenwich ha vinto nel campionato di regioni. E il 4 femminile ha perso nel campionato di finale regioni. Attraverso Max Prep sapere poi vedere il collocare della squadra del Liceo di Greenwich. Greenwich è il numero uno nella contena di Fairfield per la pallavolo. La pallavolo squadra non ha perso una partita per tutta la stagione e c'è molto impressionato. La pallavolo ha dovuto indossare a mascheri per tutta la stagione, anche in campo mentre giocava a causa del Covid. Ora pallavolo nel college, comprare il biglietto nel website ncaa.com. Per il gioco con Syracuse v Notre Dame, Notre Dame ha vinto. Entrambi hanno studenti nel primo liberos, in inglese liberos, e sono il giocare il 8 fino. Syracuse è un squadra e 13 ragazze. La notte strugare del liceo a 14 ragazze. Penso c'è a Vibera, meno ragazze perché sono una squadra di college. Syracuse Università è una divisione, una scuola per la maggiore parte di atletica. Questo per sport è il tempo e del prossima sezione di notizia. Ciao! Ciao, mi chiamo Isabella e oggi parleremo della cronaca nera in Connecticut. Generalmente non abbiamo così tanto di cui parlare, ma questa settimana è stato molto intenso per lo Stato. Primo, il 12 novembre, un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo che la polizia hanno incontrato 20 libbre di marijuana, anche un fucile di assalto. Il giovane è di Stratford, Connecticut, e adesso sta detenuto con una cauzione di $500,000. La polizia dice che lui stava sparando colpi cerca di Stratford a Halloween. Il vicinato ha sentito questi sparati e ha chiamato la polizia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito da questi colpi di pistola. Secondo e finalmente il 14 novembre accede una tragedia. Una signora è stata arrestata per aver sparato a due bambini cerca di Hartford. Uno dei bambini è morto e l'altro è rimasto ferito a morte. La signora si chiama Naomi Bell e ha sparato ai due bambini in una casa di periferia. Un bambino aveva solo 7 anni e l'altro 15 anni. Ancora non si sa se la signora aveva una relazione con i bambini, ma sta detenuta e viene interrogata. Questo è tutto per oggi, grazie per ascoltare. Ciao e buongiorno, mi chiamo Marissa Morganti e in questo momento condividerò le notizie in tutto il mondo. Questo mese gli Stati Uniti hanno avuto un'elezione molto intensa e stressante. Le persone hanno votato per il nuovo presidente, Joe Biden. Molti paesi hanno parlato di come si sentivano e dove stanno con gli Stati Uniti. Un esempio è Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano. Lui ha detto si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris. E ha detto che pensa a Joe Biden come a un grande amico di Israele. Un altro è il presidente italiano Sergio Mattarella. Ha dato un caloroso complimento a Joe Biden e Kamala Harris e ha detto che questa elezione è stata un buon esempio della forte democrazia degli Stati Uniti. Ha detto che gli italiani stavano aspettando per Joe Biden e stanotte dormiranno bene. Finalmente, il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Lui ha detto, con grazie a Joe Biden e Kamala Harris, ha pensato che gli Stati Uniti sono il suo alleato più importante e che è entusiasta di lavorare con il presidente ancora. Loro lavoravano insieme per risolvere i problemi come il cambiamento climatico. Joe Biden vuole lavorare con altri paesi
per controllare il cambiamento climatico con l'accordo sul clima di Parigi. Per concludere questa sezione è importante vedere le relazioni della vittoria di Joe Biden e Kamala Harris in tutto il mondo. Biden crede che l'opzione migliore per la prosperità e lo stile di vita in America sia avere un forte sistema di alleanze. Ciao e grazie.